Bene, possiamo riprendere la conferenza stampa da dove ci eravamo interrotti con Leonardo. Adesso è il CT Roberto Mancini. Allora, ripartiamo dai due che avevano richiesto prima la domanda e non erano riusciti a farla. Quindi Marco Conterio, prego. Eccoci, mister. Buongiorno. Beh, la domanda è scontata. Quanta emozione c'è per questa semifinale? E poi aggiungo una cosa. Il paragone è stato fatto da molti. Quest'Italia per il gruppo, per lo spirito, sembra veramente, questa è anche la forza della sua panchina, la sua Sampdoria di quando era calciatore. Cioè, quanto c'è? È stata fatta questa domanda a inizio percorso, la rifaccio oggi che siamo a Wembley. Beh, credo che quando c'è un buon rapporto tra tutti e ci sono delle condizioni ottimali per lavorare, anche perché poi sapevamo che dovevamo stare insieme tanto tempo così e non è semplice. Quindi il rapporto che si è creato tra i ragazzi, con lo staff, con le persone che lavorano con noi, credo sia ottimo e devo dire che siamo stati molto bene e vorremmo starci fino alla fine. Quindi per far questo dovremo fare una grande partita domani. Abbiamo già collegato Monica Vanalli di Mediaset. Sì, ciao Roberto. Ciao Tu Monica. sei sempre in versione zen, positivo, dai questa energia veramente positiva a tutti quanti, a tutto l'ambiente. Ma inizia a sentirlo un po' la tensione per questa semifinale. Grazie, Roby. Quando si arriva vicino alla partita, la tensione c'è, anch'io ho attenzione quando si arriva vicino alla partita. E chiaramente prima no, perché comunque si deve preparare e cercare di essere abbastanza freddi per poter fare meno errori possibili. Ma quando si avvicina la partita, insomma, la tensione sale per tutti e credo che sia il bello, insomma, di queste partite. Andrea Elefante, Gazzetta dello Sport. Andrea deve Il aggiustare il suo. microfono è muto. Adesso. Andrea, vai, dovresti adesso il microfono, a noi risulta aperto, prova. Mi senti? Ecco, Sì, vai. no, dico, speravo per scaramanzia quasi che non funzionasse neanche oggi, però vabbè, la scaramanzia conta fino a un certo punto. Dopo l'Austria, hai detto che sarebbe stato quasi più facile giocare contro il Belgio, se non altro dal punto di vista psicologico, non dal punto di vista tecnico. Giocare contro la Spagna è più facile o più difficile che giocare contro il Belgio? No, io credo che sarà una partita difficile come è stata col Belgio. La differenza sarà che le due squadre hanno un tipo di gioco differente e quindi dovremo prepararci a una partita non uguale a quella, ma con tante difficoltà. La prima dell'Austria era perché la prima eliminazione diretta e perché sapevamo che l'Austria era una squadra, cioè, molto aggressiva, che non ti faceva giocare, quindi che avevamo trovato delle difficoltà, e così è stato, però domani lo sarà ugualmente, non so come sarà, ma sarà sicuramente difficile perché comunque la Spagna è una squadra straordinaria, oramai da anni, anche se adesso è un po' di anni che c'è stato un ricambio, quindi sono ragazzi un po' più giovani, però sono giocatori bravissimi, un allenatore molto bravo. Donatella Scarnati, Rai Sport, e poi a seguire Miguel Angel Lara e Caceres. Roberto, una domanda su Gianluca Vialli, ecco perché. Non abbiamo avuto mai modo di sentirlo in questo ritiro. E allora ti chiedo com'è stato questi 40 giorni, come sono stati questi 40 giorni insieme, che cosa vi siete detti, che cosa ti ha dato e tu che cosa hai dato a lui. Insomma, questo rapporto che si nota molto quando state in panchina, quando vi abbracciate, se ce lo puoi un po' raccontare. Bene, noi è un rapporto che abbiamo da molto tempo, quindi è chiaro che è differente, insomma, non dico che siamo cresciuti insieme, ma quasi abbiamo vissuto tanti anni insieme e c'è un rapporto che va al di là dell'amicizia, io credo che sia come avere un fratello, ma questo accade un po' così con tutti quelli che hanno giocato in quella Samp, però devo dire che il rapporto è
è stato veramente ottimo tra tutti noi, quindi tra lo staff e i giocatori, e quindi Luca oramai è anche un po' anziano, quindi noi lo ascoltiamo sempre volentieri quando parla. Abbiamo salve, Michel Angel Lara. Prego. Salve signor Mancini, Miguel Angel Lara di Marca in Spagna. Vorrei chiederle una valutazione su Luis Enrique, allenatore. Che cosa gli colpisce di più quando vede giocare le sue squadre? Grazie. Io credo che sia un allenatore bravissimo, e non perché ha vinto Coppa dei Campioni col Barça, è perché comunque tutte le sue squadre, anche quando è stata a Roma, sono squadre che giocano bene a calcio. Credo che questo sia fondamentale. Cioè, se un allenatore riesce a far giocare tutte le sue squadre bene, al di là che poi si possa arrivare a una vittoria, credo che sia insomma importante, e dimostri che l'allenatore è un allenatore molto capace. Allora, non abbiamo recuperato Caceres, passiamo a Andrea Santoni del Corriere dello Sport. Eccoci qua. Salve Roberto, buonasera. Salve. Senti, per la prima volta da quando, in queste 5 settimane, noi ci prepariamo, non è una cosa che forse dipende da te, ma diciamo l'ambiente, per la prima volta, in maniera neanche tanto strisciante, fa capire che praticamente l'Italia è già in finale. Cioè, la sensazione, perlomeno qui in Italia, sembra che domani, insomma, non, cioè, ci possiamo già presentare l'11. È questo tipo di strano vizio italiano, no? Prima un po' di incertezza, poi un grande ottimismo. Uno di quei problemi che dicevi, uno di quegli errori che sarebbe esiziale fare domani, cioè pensare di aver già il peggio, di averlo già alle spalle, e quindi affrontare la partita, dice no, ma siamo alla pari, ce la giochiamo tranquillamente. Non so, speriamo che per una volta ci azzecchiate. Io spero questo, ma noi sappiamo che non sarà così semplice, e sappiamo che dovremo fare una grande partita, perché la Spagna è una grande squadra, e siamo alle semifinali di un campionato d'Europa, e è difficile trovare partite semplici. Abbiamo Javier Caceres, prego. Ciao mister, Ciao. Una pregunta, mañana el estadio prácticamente se llenará con 60.000 espectadores, todos british. ¿El público influirá en esta partida de alguna manera? Y dos, ¿qué le parece que los aficionados de los dos países? Beh, questa la trovo una cosa ingiusta, sinceramente, molto ingiusta. Per il resto devo dire che è meglio giocare davanti a pubblico piuttosto che giocare con poche persone. Io credo che sia il bello dello sport, del calcio, degli spettacoli in generale, però trovo molto ingiusto che non ci siano metà tifosi italiani e metà tifosi spagnoli. E abbiamo, non aveva fatto domanda prima, Daniele Lo Monaco, lo colleghiamo. Eccomi mister, buongiorno. Nel tuo staff hai uno che conosce molto bene, Luis Enrique, che è stato un suo giocatore. Hai avuto modo di parlarne con lui, di chiedergli qualche cosa magari? E tatticamente che cosa ti aspetti da Luis Enrique? Pensi che sia uno che con la Spagna comunque verrà ad attaccarvi o ad aspettarvi? Io credo che la Spagna ha la sua mentalità oramai da diverso tempo, molti e molti anni, hanno dominato il calcio nel mondo negli ultimi 20 anni, e non credo che cambieranno la loro mentalità adesso. Ecco, Luis Enrique, come ho detto già prima, è un grandissimo allenatore per quello che ha dimostrato, e anche quando era alla Roma secondo me fece bene. Daniele no, non ci ha detto tante cose, anche perché stiamo parlando di un po' di tempo fa, quindi magari avrà cambiato anche il modo e il tipo di allenare, e quindi insomma sarà un po' differente. Paolo Pacchioni, RTL 102.5.
Buongiorno, volevo chiederle la prima cosa se ha già preso tutte le decisioni sul fronte formazione e se ci sarà Immobile, e la seconda se comunque arrivare a questa semifinale quasi con i gradi di favoriti, perché comunque l'Italia fin qui ha fatto meglio della Spagna, mette un po' di pressione che, insomma, magari, alla quale magari non eravate abituati. Grazie. Beh, l'Italia e la Spagna, se sono qua, vuol dire che hanno fatto bene entrambe, se sono arrivati alla semifinale, insomma, l'hanno fatto con merito. Credo che le percentuali siano a metà. Su Immobile, insomma, Immobile è ancora la scarpa d'oro, se non sbaglio, quindi mi sembra che sia uno di quelli che ha fatto più gol negli ultimi anni. E in un europeo e un mondiale poi accade sempre che quello più criticato alla fine è quello che risolverà la partita o risolverà il torneo. Quindi noi siamo abbastanza tranquilli in questo momento. Allora, abbiamo ancora un paio di minuti, non riusciremo a soddisfare tutte le richieste. Diamo precedenza a chi non ha fatto la domanda prima. Alessandro Bocci, Corriere della Sera. Buongiorno Roberto. Buongiorno. Buongiorno. Due domande rapidissime. La prima, volevo sapere se stanno tutti, se sono tutti disponibili, visto che ieri Belotti e Toloi non mi sembra abbiano lavorato a parte. Il secondo, prima dicevi che sarà una partita diversa, ovviamente diversa rispetto al Belgio, anche gli spagnoli cercheranno il controllo del gioco. Ecco, come faremo a cercare di invece il gioco di controllarlo noi? Grazie. No, beh, loro faranno quello che sanno fare, noi cercheremo di fare il nostro. Per questo dico che sarà sicuramente una bella partita, perché comunque la Spagna è piena di giocatori di talento, noi anche, quindi alla fine credo che, insomma, ne verrà fuori una bella gara. Belotti e Rafael, Belotti aveva preso un colpo nella partita col Belgio e quindi abbiamo preferito non rischiarlo. Rafael un colpo in allenamento, ma credo, insomma, che tutti e due saranno a posto per domani. Salandin, stiamo cercando di collegarlo. Niente, allora abbiamo un'ultima domanda. Ecco, ciao. Salandin, vai. Ciao, ciao Roberto. Ciao. Senti, volevo chiederti, Chiellini e Bonucci hanno avuto dei complimenti da tutto il mondo, la miglior coppia di centrali. Chiellini può reggere tre partite di fila da qui alla finale? Beh, sui complimenti credo che, insomma, mi sembra che siano molti anni che sento dire che sono il migliore, però poi la loro forza è quella che ogni partita vogliono dimostrare di esserlo, e quindi credo questo sia importante per un giocatore, voler dimostrare ogni volta di essere il migliore. E se riuscirà a reggere, noi speriamo di sì, speriamo di sì. E se non dovesse farcela, ci sarà Acerbi o Bastoni, che sono in grande forma, quindi noi speriamo che siano tutti disponibili come sempre. Passiamo velocemente a Pizzoferrato e poi Pinci e dobbiamo chiudere. Ciao Roberto, senti, intanto in bocca al lupo. Si scrive, si dice, no, che c'è il tiki taka contro il tiki Italia adesso, ma io non sono molto d'accordo. Secondo te è simile il gioco? Secondo me il vostro possesso palla tende sempre comunque ad andare in continuazione verso la porta avversaria, quindi non è questo tran tran che invece ha avuto con successo la Spagna e le squadre spagnole come il Barcellona. Beh, ma, insomma, è un calcio che hanno inventato loro, cioè hanno inventato loro, hanno giocato loro negli ultimi 15-20 anni e le hanno portati a successi straordinari, e continuano a farlo perché comunque, insomma, lo fanno molto bene. Il nostro sarà leggermente differente, chiaramente non possiamo essere, siamo italiani, non possiamo diventare spagnoli all'improvviso, quindi avremo il nostro modo di giocare e cercheremo di fare la nostra partita. Ultima domanda, Matteo Pinci di Repubblica. Salve mister. Salve. Io volevo chiederle se per caso ieri avete visto l'Italia del basket, se l'avete vista tutti insieme e se in qualche forma quella che veramente è un'impresa sportiva, qualcuno l'ha definita la più grande impresa sportiva di una squadra italiana negli ultimi 20 anni, se può essere di ispirazione, visto che anche voi siete in una terra straniera
e la prospettiva potrebbe essere, così facendo gli scongiuri, anche di arrivare ad affrontare una squadra padrona di casa come hanno fatto loro. No, certo che l'abbiamo vista, siamo tutti appassionati di basket e quindi sapevamo della partita di ieri e che sarebbe stata molto importante, l'abbiamo vista, abbiamo esultato con loro perché sono stati veramente straordinari, non è così semplice vincere in casa dei serbi e quindi credo sia stata veramente una partita e sarà una partita memorabile per molti anni. Bene, grazie a tutti, a domani. Grazie. Thank you. See you tomorrow.